Giacomo ha solo due fucili, è da riprendere questa cosa. Miracolo di Natale. Io ho appena scartato il regalo di Jack di Natale e mi ha regalato i guanti nuovi e anche i calzari nuovi della C4. Hai idee bellicose, vedo. Ho preso il fucile a corda. Beh, è come da tradizione, no? Almeno l'iglu, qualcosa mettiamo. La giornata è caratterizzata da una bassa pressione, quindi pioggia, vento, il mare agitato, che crea molta schiuma nel sottocosta. Infatti io e Jack ne approfittiamo e ci dedichiamo a un tipo di pesca che ci piace molto, ossia quello nel basso fondo, per cercare la spigola nella schiuma. Una volta immersi ci rendiamo subito conto che, nonostante fuori la giornata non sia delle migliori, sott'acqua invece si presenta ricca di vita. Infatti notiamo subito la presenza di tantissimi muggini, che in questo periodo questa particolare specie entra in riproduzione. Infatti, come si può vedere dalle immagini, i pesci sono molto tranquilli e facilmente sparabili. In questo video quindi alterneremo le immagini delle catture di Giacomo e delle catture eseguite da me. Come potete vedere, anche io trovo da subito tantissimi muggini che veramente compaiono da ogni dove. Ogni tuffo è caratterizzato da un avvistamento di muggini e questo rende la giornata sicuramente molto molto interessante. Giacomo comunque non demorde, infatti sarà lui a prendere la prima spigola della giornata. Continuando comunque con questa tipologia di pesca, quindi stando sempre nel basso fondo, in mezzo alla schiuma, sperando di trovare qualche pesce più interessante. La giornata resta comunque caratterizzata dalla presenza di tantissimi muggini, tant'è che, arrivato a un certo punto, la nostra attenzione cala nei confronti di questo pesce. Infatti spesso ci troviamo a non sparare folti branchi perché magari rischiamo di spaventare qualche bel pesce, qualche spigola, qualche predatore sicuramente più interessante. La nostra scelta si rivela giusta, infatti dopo aver desistito diverse volte allo sparare dei bei muggini, finalmente Giacomo riesce a portare a tiro una bellissima spigola. Per ultime teniamo le due catture più particolari della giornata. Infatti in questa clip si vede Giacomo sempre nell'intento di cercare le spigole nello schiumone e sparare un pesce un po' particolare, diciamo non convenzionale per questa tipologia di fondale e questo mare. Infatti sparerà, diciamo, una grossa ombra e per suo stupore avrà una bellissima sorpresa. L'ultima clip invece è la mia, stesso discorso, stessa tipologia di fondale, di azione, io cerco le spigole e invece arriva un altro predatore molto più particolare. Thank you.
Mi ritrovo infatti tra le mani un barracuda di dimensioni notevoli, diciamo abbastanza raro e poco frequente per i nostri fondali e questa tipologia di fondali in particolare. La giornata quindi finalmente giunge al termine perché è stata molto faticosa, ma ci riteniamo pienamente soddisfatti. Allora, oggi è 26 dicembre, da almeno 5-6 anni con Jack ci facciamo la pescata di Natale. Solitamente viene anche Andrea, che questa volta si è tirato indietro per il cattivo tempo. Da buon meteorologo, però ha fatto male, perché alla fin fine ci siamo divertiti. Abbiamo sparato un po' di pesce nella schiuma, dovevamo prendere una spigola, ma... Non c'erano le regine dell'inverno, ancora si lasciano attendere. Ne ho fatto una, Giacomo, bella, se la facciamo vedere, se riesco a prendere. Ne ho fatto una, Giacomo, una bella spigola. Era dentro lo schiumone sicuramente, perché quelle che ho visto io erano proprio imprendibili, perché erano nel mare morto. Però in compenso hai fatto un bastone. In compenso, cercando le spigole nella schiuma, è uscito fuori un coccodrillo da, boh, sarà 4 kg credo, bello. E adesso questo qua a Capodanno lo sfilettiamo, giusto? Non è fatto matto, ma... Altro bel pesce che è uscito in schiuma, abbastanza strano per essere in pochissimi centimetri, quest'altra bella ratta che era veramente in pochissimi centimetri d'acqua, nello schiumone, quasi in una batimetrica da spigola, si stava nutrendo con due saraghi e nel rumore delle onde non mi ha sentito e sono riuscito a sparare in un punto vitale fermando il suo banchetto. Ho fatto anche il regalo di Natale a Jack. Lui mi ha regalato i calzari della C4, già, bellissimi. Ma di essere. E poi non scrivo l'altro. C'è un bigliettino metà. Finalmente Giacomo ha un coltello per sfilettare, non usa più quelli casanova.